Reporti, prima stagione, ultima puntata, rap tensione, bra bra. Siamo con un uomo al manicomio, Paolo Pini, e se lo guardi in faccia sembra un tipo fuori giri. Con la testa crede che il mondo sia tutta una marionetta, però lui è il solo che ne vede i fili. È Antonio Ligabue, lo scemo del villaggio. Stiamo lavorando, Tony, ci sei d'intralcio. Fuori dalla festa di paese, fuori dal pennello sulla tela, sta dipingendo un leopardo. Il P-Tour vive nell'inquietudine, preda di solitudine, perché le donne lo prendono in giro. Così si strappa la faccia, la mette su tela e spera che una compagna gli resti vicino. Pure lo spettacolo di cui Mario Perrotta è regista ed attore, insieme ad altri 7 interpreti su musiche di Arcari, per un'esibizione che mischia danza, prosa e mimo. All'ex manicomio Paolo Pini, la cucina ora è un teatro, teatro la cucina, yeah. E dagli spalti minima non micro guarda corpi danzanti, volti e paesaggi, immagini in sequenza proiettate nella stanza. Le pose degli attori e una voce che le accompagna parlano di Tony e del conflitto che lo strazia, che mette nei toni dei colori che spalma. Mini senza base chiede a Giobbi se può farla, dopo chiama Masterpiece perché spacca. Scrivono reporti sul teatro più ricercato di un regista pluripremiato. Sul confine tra il paese e la follia, alla fine non capisci il pazzo chi cazzo sia. Il pittore Tony, lo scemo di Gualtieri, o noi equilibristi sopra un filo di pensieri? Reporti.